Nella puntata precedente. Sabato partirò, andrò in una crociera. È una crociera rock. Horror di brutto, ma che roba? No, no. Ragazzuoli, buongiorno. Non è andata come immaginavamo. Siamo stati male tutto il giorno. Perché era proprio il tipo di vento, appunto, che spostava la nave. Niente, ragazzuoli, che dire? Ci vediamo direttamente giù nella. Non troveremo un'uscita? Sì, qua, qua. Ah, già qua proprio, comodissimo. Eh no, mi sembra che 3 ore possiamo andare qua allora. Perché noi siamo salite dalle scale mobili, però ce la fai qua? Sì, sì, sì. Guarda dritto. Beh raga, noi siamo su questa questione qua, dai. Ma si esce da qua, perché lì vedo chiuso. Ah no, sì, ci sono le scalette. No, sto così bene, quindi figurati. Guarda, sto vivendo benissimo sta cosa. Non è affatto alta. Solo che tutto il resto è molto piccolo. Eh beh, minchia, se lo facevo una griglia era bruttino. Non abbiamo il mal di terra. Ma quindi dobbiamo uscire da qua, giusto giro. Ma no, ma mal di terra non penso di averlo. No, viene, viene, ma è venuto 11 giorni. E la Madonna, che... quello era mal d'altro. Infatti vedo che non ti stai perdendo. Ma sei sicuro che si passa di qua? Sembra di stare in un film post-apocalittico. Sì. Vuoto, è un disperso. Magari stanno aspettando un taxi. Ciao! Buongiorno di nuovo! Siete arrivati! Poi i taxi non arrivano. Ci hanno abbandonato, che vabbè, stiamo andando a cercare un taxi anche noi, che erano full. Adesso, quello che ho capito, ci mandò la posizione. C'è già un botto di gente che sono lì, che fanno bordello in un posto, stanno, non so, mangiando altro. Però poi andiamo giù Barceloneta, in spiaggia, magari cerchiamo un posto lì dove mangiare assieme. Adesso vedremo, ragazzi, è tutto improvisation. Intanto cerchiamo il taxi. Io passeggiatina in Rambla me la farei. Ah, sì, sì. Che belli, tutte le palme lì sopra. Un po' GTA, no? Che ci sono, okay, tipo tutti i villoni in mezzo alle palme. Meno male, raga, che non c'è il sole potente. Però lì c'era un taxi. Stava facendo il giro. Ma non so se è vuoto o no. No? No, è pieno, mi sa. È il sole, è il sole. No, il sole no. Caldo, raga, adesso. Adesso cerchiamo gli altri, sono dispersi in qualche baretto probabilmente. No, una specie di vespina. Oh, si sta anche da Dio, c'è il venticello fresco qua. Andrei di Cania Lemon e Paella. Paella magari mista o pesce, adesso vediamo un attimo. Non so chi è che ha una birra nel caso. Madonna, da quanto non la bevevo? Da quanto non la bevevo? La Cania Lemon? No, che roba? Ah, ok, ma io mi ricordavo Cania. Mi ricordavo Cania Lemon. Ho già raccontato, abbiamo fatto un video ieri sera, Francesco. Di una paella Bordos. Dice che una è bastante Bordos per sopra. Sì. Se non te ne prima roba. La paella da 4. La tattica. Raga, questa è la mia, cioè vi faccio vedere la dimensione mano enorme. Quello e
dei gamberi. Ma che roba? In realtà secondo me sono. Com'è buona? Sempre buona. Non la mangerò mai questa. Come buona? Se urlo, ma sono una cavolata per le urlo. Ciao. Ciao. Grazie. Ciao. Se no, boh, andiamo da di là e facciamo un giro nella piazza. Sì, anche perché il navigatore adesso è impazzito. Cambio yo en esta tierra lejana. Cazzo davanti a tutti, porca puttana. È qui che salta davanti a tutti per prendersi le foto. E qua hanno detto che ti rubano i telefoni dalle mani. Vabbè. Signorina, ha già fatto shopping, si è comprata l'accendino di Barcellona. Per la mia nuova collezione di accendini, regalatemi gli accendini dei posti. Dicevo che il fatto di esserci arrivato in nave, dopo essere stato male, aver dormito sopra, non mi sembra di essere un altro paese, no? Quando prendi l'aereo e vai direttamente. Lo capisco solo perché non parlano italiano, anche se è pieno di italiani però, nel senso, non mi sembra veramente di essere un'altra città europea. Tutto quanto che sono stato qua si parla di 15 anni fa, se non di più. Avevamo l'ostello qua con dei miei amici in questa via, mi pare, o era in fondo là, ma forse era più in fondo là. Ostello di merda, però visto che eravamo in quattro avevamo preso la stanza tutta per noi. E sì, però sono passati anni, porca troia. Però mi ricordo che avevamo girato anche tutte le chiese gotiche e ce ne sono alcune di là fighissime in una. L'avevo già visitato. Non so se vedete là sopra la signorina che si sventola. Ce n'è anche un'altra di là che però mi sa che è finta, no, quella. È un manichino. Ok, infatti è mobile. Cadaveri. Perché non fumo più, però anche solo averli in casa. Che cosa? Ma il narghile è fatto così con le pistole, bellissimo. Gangsta. Se te lo fanno portare in nave, mi sa di no. Beh, poi di continuo, cazzo. Ma che belli, lo voglio ancora, sai quel ventilatorino lì come sì. L'altra volta. Twenty minutes. Ci sono i bambini adesso. Io anni fa su quei leoni mi sono arrampicato e mi ricordo che sono anche quasi caduto, ero sbronzo di notte. E però non mi ricordo che c'erano già quel coso là con le funivie. Secondo me è boh. Però mi sembra vecchiotto. Cioè uno come ci va a piedi. Ma noi abbiamo preso il taxi, cioè 15 euro tipo, e abbiamo fatto tutto il giro, che però comunque è là, quindi nel senso anche se ci andavamo a piedi, sì, ma cioè abbiamo fatto un giro della Madonna 20 minuti e poi la nostra nave è lì e abbiamo fatto un giro della Madonna, basterebbe andare qua. Guarda che quella mi sa che è proprio la rotonda dove abbiamo preso il taxi, ecco. Sì, qua aspettano anche. Il posto di Napoli, questo qua si è fermato anche se ancora non volevamo attraversare. No, non è comunque quella, anche perché era più lontano il robo. Ma che cattiveria. Qua ci sono anche le statue dei galleggianti. Cacca ovunque. Qua è diventato non più per gli umani ma solo per i gabbiani.
ma un bel boccaccino qua a Barcellona, no, nessuno fa i boccaccini. E niente ragazzi, qui ho pensato bene di lasciare impostato lo slow motion, quindi ho iniziato a fare tutti i video in slow, ho parlato per un cazzo, non mi ricordo neanche cosa stavo dicendo, ma alla fine siamo tornati indietro sulla Rambla e abbiamo deciso di andare dentro al museo dell'illusionismo, che poi oltre al museo dell'illusionismo c'era di tutto, di più, un sacco di cose horror e un sacco di cose divertenti che ora vi mostro. Meno male che qui mi sono accorto di aver lasciato l'impostazione slow. Il muso. Sì, sì. No, è il riflesso. È riflesso? Eh sì, e qua è l'uscita. Cioè, qua è l'uscita. Thank you.
Figata. Sì, ma ciao, ci mettiamo 8 ore qua a facciare le foto a ogni cosa. Bene ragazzoli, mi sono appena accorto di aver lasciato la DJI in modalità slow, quindi un sacco di video che ho fatto dove magari stavo parlando li ho fatti tutti in slow. E le riprese, vabbè, posso velocizzarle se c'è da far vedere qualcosa di carino, ovviamente saranno mute, però sono proprio pirla, ovviamente. Comunque siamo usciti dal posto fantastico, meraviglioso, il musetto lì dove ci sono tutte le stanze a tema. Un caldo della Madonna, raga, stava iniziando a scoppiare, infatti mi stuvo la febbre a 40. Molto bello il posto, abbiamo anche trovato un telefono, l'abbiamo riconsegnato lì al tizio che lavorava dentro. E niente, anche per un po' karma, visto che io avevo perso anche il mio prima, l'avevo lasciato appoggiato su una macchina, ero ancora lì, però un bambino che era lì mi fa: il tuo telefono, vabbè, detto in spagnolo, no, in inglese, il tuo telefono, detto in inglese perché era, penso, inglese, e quindi lui me l'aveva trovato, io l'ho trovato a qualcun altro e basta, questo è. Adesso sono 18:44, stiamo andando dalla parte opposta dove erano andati prima, che c'erano le navi e il porto, perché da lì probabilmente ci arriviamo direttamente a piedi, forse alla Grimaldi, forse è lunga, non lo so, vedremo, lo scopriremo. Incamminiamo e vediamo, visto che abbiamo ancora comunque un paio di orette circa per tornare, però arriviamo un po' prima che non voglia rischiare che se parte la nave senza di noi è un bel casino. Una bella doccia. Sì, ci rilassiamo un attimo, vediamo se riusciamo a cenare lì, che sulla nave ancora non abbiamo cenato, a parte l'altra notte che ho preso io delle pizzette, ma in teoria dovremmo avere anche pranzo e cena incluso. E niente, c'è un bordello di gente. Guarda che belli sono i nostri. Un odore di piscio pazzesco qua. Ma forte. C'è anche la polizia, adesso c'è tutta la roba da rifare. Minchia. Tornati a casa, ragazzi, tornati a casa. Madonna, c'è questo odore di foraggio, di... Ah, io dovrei farmi smagnetizzare la carta, ma adesso ci sarà la fila magari lì. No, boh, sono tutte pronte da caricare. Sporche anche, sono qua da un po', si è piovuto sabbia anche qua. Sì, però guarda. Ah, sono quelle da vendere. Può essere. Entrati subito noi, raga, niente sbatti. È un braccialettino. No, poi c'ha proprio riconosciuto, ci fa: no, no, voi siete dei cucchi, siete dei cucchi. Fatto il riposino tattico, adesso stiamo andando a mangiare che sono già quasi le 10. Intanto siamo appena partiti, infatti ci stiamo muovendo e uscendo dal porto.
questi raviolini con dentro, non ricordo più. Allora, andate adesso al ristorante, lì ci sono i bagni, e bocciato, nel senso, è arrivato freddo, io ho preso dei ravioli che avete visto, arrivati freddi, con la madonna qua adesso. No dai, c'è l'aria calda. Ci sono arrivati 7 ravioli, 7 raga, un cazzo, 19 euro un piatto di ravioli. Duri, freddi e boh, cioè non erano buoni. I suoi spaghetti erano già un po' di più e più caldini. Cioè, quelli che anche noi, infatti, la carne se l'è fatta cambiare una volta, gli è arrivata una seconda volta, alla fine si è alzato dopo 2 morsi e l'ha mollata lì. Non so se gli sarà arrivata fredda. Capisco che magari li fanno giù giù, perché non hanno magari il ristorante qua sopra, non lo so, a tempo che arrivano si raffreddano, perché comunque c'è veramente freddo nel corridoio comunque, e magari sarà anche quello, però vabbè, non si fa, cioè nel senso 42 euro poi per un primo 45. A te, 45, un primo a testa e una bottiglia d'acqua. Are you in a singing mood? I must be the youngest person in the room. Ready? Whoa! I am his roadie. A good one. I'm his fucking roadie. I'm at the top of the hill, yeah. I just chartered a plane to own it. What's my cash? All I gave you was my soul. Ragazzuoli, buongiorno, scusate la faccia distrutta, ma mi sono alzato da poco, in realtà mi sono già svegliato un po' di volte stamattina, è 1:20, è già tardino, ieri abbiamo fatto un po' tardi, abbiamo visto i concerti vari, poi siamo stati sul ponte a chiacchierare con i vari cantanti, almeno gli ultimi due arrivati che avete visto, quello scozzese e quello americano che cantavano anche in coppia. E simpaticissimi lui, la moglie, abbiamo fatto un po' di chiacchiere, loro molto interessati ai miei occhi e tatuaggi vari eccetera eccetera. Siamo andati a letto e niente, ci siamo svegliati, questa è la vista sempre zozza da questa finestra, siamo in mezzo, penso che siamo passati vicino a forse la Sardegna, non lo so perché è andato internet per un po', adesso ho già smesso di andare, dovremmo arrivare per le 18:30 a Civitavecchia, adesso tra un po', adesso con calma ci prepariamo e tutto, andiamo a mangiare. Sì, è andata a prendersi un caffè e un cappuccino per me. Oggi in teoria dovrebbe tatuare, perché alla fine ancora non ce l'abbiamo fatta. Ieri sera comunque dopo tutta la giornata eravamo a pezzi e gli altri cantavano e suonavano e c'erano degli artisti, dei cantanti che volevano essere tatuati. L'altro giorno siamo stati male tutto il giorno, vediamo adesso. Abbiamo dormito bene, il mare calmo, non c'è vento per ora, almeno questo è stato, meno male. Ma io mi sono svegliato con un mal di gola atroce, figa, sta crociera è devastante, ragazzi. Sapete quando avete quel mal di gola che non riuscite neanche a deglutire? Prendo mezza tachipirina, non so se farà qualcosa, ma ieri abbiamo preso un caldo della Madonna a Barcellona. Qua sulla nave c'è proprio il gelo, ma il gelo, mi sono messo pantaloni lunghi e felpa ieri sera per stare di là a guardare il concerto. Fuori sul ponte una via di mezzo col vento, quindi era normale che mi prendessi qualcosa. Niente ragazzuoli, ci vediamo dopo. Yeah.
lascio qua, adesso andiamo su. Vabbè, è triste perché alla fine in tre giorni qua non ce l'ha fatta a tatuare. Adesso che abbiamo portato sulla valigia per iniziare a tatuare, gli hanno detto che bisogna iniziare a sbaraccare invece, anche se mancano diverse ore, perché hanno detto questo e quindi non si riesce, non riuscirà ad attuare. Era una cosa che doveva fare, solo il primo giorno sono stati male, il secondo scesi tutti comunque a Barcellona, compresi noi. E, ah no, ma dovevamo andare giù. Ma adesso che gli hanno detto viene alle 3 e nada. Io oggi pantalone corto elegante, giacchettina quella faica nuova di Refren elegante, magliettina quella autoprodotta Adidas custom. Io Balenciaga. Comunque io sento un po' più mosso adesso, ogni tanto sento che fa così. Io non ho esattamente depressione, in questo momento vado a fare rose di titanio. Adesso andiamo su a vedere com'è il tempo, fare un video, magari un hyperlapse di tutto il ponte e a vedere l'oceano sconfinato, infinito. No, no, volevo far vedere un attimo. Ma c'è. Adesso che poi siamo andati sopra, ragazzi, in realtà lei che era uscita stamattina a prendere il caffè, lì nella stanzina dove eravamo adesso, dove suonano, dove lei doveva tatuare, c'era anche uno dei disegnatori di Dylan Dog. Non ho capito se il disegnatore o uno dei disegnatori di Dylan Dog che era lì che disegnava e qualcuno lo stava intervistando. Infatti siamo andati lì perché avrei voluto fare un paio di video anche a lui, ma hanno iniziato già a smontare tutto perché gli hanno detto di smontare tutto. Stava facendo le tavole lì dal vivo, quindi era una cosa figa da farvi vedere. Magari anche lì tac, svanito. È stata traumatica e non è andata nulla per quello che doveva essere. A parte ieri a Barcellona che abbiamo girato, abbiamo visto un po' di cose, quello è andato bene, senza contare che comunque la nave continua sempre a tremare perché ci sono i motori accesi, quindi tatuare non so quanto sarebbe stato divertente. Niente, adesso andiamo su che faccio appunto un video da sopra. Figa, non avevo ancora visto l'acqua, allora il pomeriggio la metto, c'è gente anche dentro. No raga, ho scoperto adesso, ci ha messo l'acqua, porca puttana. E io volevo fare un cazzo di bagno tutti sti giorni, solo che non c'era mai acqua la sera, non so se la svuotano tutte le sere e poi la rimettono. No, o il primo giorno che la mettono. Però adesso non c'è un cazzo di sbatti, a parte che manco in 3 ore, però andare giù, costumarmi. Sì, no, vabbè, dentro l'altra. Raga, non ho ancora fatto un bagno da quando è iniziato l'estate, che poi non è iniziato pure da me che vivo al mare, cioè. Guardate ragazzi, proprio in mezzo al nulla qua, cosmico. Comunque sulle 3:30 abbiamo appena scoperto che alle 4 dobbiamo già liberare le stanze, anche se arriviamo alle 6:30 circa, perché devono iniziare a pulirle, quindi mi gira il cazzo perché poi dobbiamo stare adesso 2 ore praticamente con le valigie, lo zaino e tutto appresso, e quindi non abbiamo neanche libertà di muoverci più di tanto, perché non è che voglio mollare la mia valigia in giro, lo zaino in giro. Vabbè, la rottura di coglioni, porca troia. Queste sono quelle cose che irritano in una maniera allucinante. Adesso c'era anche la piscina, volevo andare a fare un bagno e cambiarmi, ormai non faccio in tempo in mezz'ora. Non abbiamo ancora pranzato, anche perché non ho troppa fame, a dire la verità, senza contare che mi sono alzato tardi. E niente. Alla fine abbiamo tirato 4:30, stiamo iniziando a portare le nostre robe fuori. Ci sediamo da qualche parte e vediamo adesso. Siete splendidi, siete un patrimonio. Senza dimenticare tutta la crew, non li ricordo tutti quanti. Filippo, Niva, Paolo, presentali tu. Proprio voce ragazzi, allora voglio solo ringraziare tutti veramente. Il sottoscritto. Campanella! Caletta!
noi siamo due mercoledì al mese a Rock and Roll di Milano per la Gem e vi aspettiamo tutti quanti. No, aspetta, aspetta. E special guest Palermo Grimaldi Nave Mauro. Bravissimo. Conclusa, adesso vaghiamo, mangiamo qualcosa, almeno lei mangia qualcosa, che io buono, non ho fame, niente, attendiamo di arrivare, di attraccare. E ora questa marmorizzata che sembra buona, tutta sta roba, e lì le pizzettine. Bene, yogurtina alla banana, mi sono preso anche la tortina marmorizzata che l'ho piccata nello zaino, però la mangio dopo. Nasti una pizzetta caldissima, che gliela stanno facendo, non sarà dimenticata al torneo, uscirà. Io ho chiesto temperatura Mordor, ho chiesto esplicitamente temperatura Mordor. Anche perché qui abbiamo notato che danno tutto freddo, esatto. Anche al ristorante, mica. Però adesso se l'è scordata, secondo me è bruciata. Poi ci possono fare il remake di Frozen, che è uguale. Let it go, let it go. Bellissima esperienza, cioè aspetta, tranne la giornata star malissimo, quella non è stata una fantastica esperienza, però sicuramente ci tornerò, magari su una nave un po' più grossa, che non faccia tremolii, che non vibri in continuazione per le turbine sotto e per i motori, però. E niente, non so se farvi vedere qualcos'altro, spero che anche questo video vi sia piaciuto, spero che vi abbia fatto vedere qualcosa di diverso, questa esperienza rock, nel Rock and Roll Experience, con tutto il gruppo, poi vabbè, ovviamente Barcellona, ovviamente. La crociera in sé, avrei voluto farvi vedere più cose, però ripeto, un giorno sono stati KO, gli altri adesso siamo arrivati tardi, ci hanno fatto sprogliare subito. Seguitemi qui su YouTube se ancora non avete fatto, che molti di voi continuano a guardare i video ma non mi seguono, quindi fatelo, che mi aiutate, siamo quasi a 10.000 follower su YouTube, sarebbe un grosso traguardo. Date sotto un'occhiata a tutti i vari link e nient'altro, bella. Bella sta stanzetta, madonna raga, ho il fiatone, se sentite, perché ho fatto 3 piani di scale, wow, molto figa, 3 piani di scale con le 2 valigie mega giga enormi, senza ascensore ovviamente, però almeno la stanza ne valsa la pena e dovrebbe vedersi anche vista mare, tanto qua la figata. E vista stazione ovviamente, però siamo già vicini per domani. Questa è invece la casa comune, molto figa.